Radio.0 presenta Napoli Magazine. Buon pomeriggio, direttore! Michele, ma chi è che ti ha licenziato? Ma non lo so, ci sono... come ti devo dire? Ci sono ogni tanto, no? Questi... È stato quel signore che si vanta di essere un famoso barman che prepara cocktail a raffica. Ma non so, guardi, io so soltanto... ogni tanto telefona qui in diretta radiofonica io il mercoledì, che ci dà enormemente fastidio perché poi... ci sono tanti tifosi che potrebbero intervenire, lui chiama sempre, capito? Quindi è lui. È colpa di Pasquale. Pasquale, è colpa tua? Buongiorno Michele, che piacere ritrovarti. C'è qualche pinocchio dall'altra parte che dice bugie. Pasquale, visto lo riassunto, visto che ti dava fastidio quella voce, mamma, che girava. Direttore, che quindi subito che avete messo. L'ho riconvocato subito. Salutiamo anche Ilario nel frattempo. Ciao Ilario. Ciao Michele. Buongiorno, ciao Antonio. Ciao Ilario. Partiamo con Pasquale, vai. Niente, Michele, sto assistendo a uno sciacallaggio pauroso da parte di un po' di tutti. Tifosi, addetti ai lavori, ex calciatori, eccetera. Ma io mi domando, ma quest'uomo di Mazzarri, ma che male vi ha fatto? Ma è lo stesso allenatore che fino a 2 mesi fa ha mantenuto, anzi fino a 1 mese fa ha mantenuto e sta mantenendo ancora tuttora il Napoli in seconda posizione? È quello stesso uomo che frigge da 4 anni con l'acqua e il pesce? È quello stesso uomo che ha portato il Napoli a certi fasti in Champions, mettendo paura a gente del calibro del Manchester City e del Chelsea? Fermo Pasquale, risponde Ilario alla domanda di Pasquale. Alla domanda di Pasquale non c'è risposta, perché io la penso come lui, nel semplice fatto che ci deve essere forse un capo espiatorio in questa situazione, ma diciamo che le colpe in questo momento, se si devono dare, io le do a tutti, perché quando si vince siamo tutti sulla stessa barca, quando si perde è la stessa cosa, e mi spiego. Un po' di colpe le do alla società, ma la società le do per il semplice fatto non degli acquisti, perché gennaio è passato, quindi parlo di una mancanza. Adesso ho saputo tramite De Antonio che il presidente è a Castelvolturno, ok. Esatto, lo confermiamo, riunione in corso con Mazzarri, la squadra, ovviamente anche parlatina a quattro occhi con Cavani. Magazine. Caro Antonio, siamo pronti con uno degli appuntamenti più attesi della settimana. Certo, facciamo a dire lo ciao. Gino Rivieccio. Il mercoledì è il giorno del grande Gino Rivieccio, che si è lasciato un anno fa con Walter Mazzarri, come scrive su napolimagazine.com. Ciao Gino. Ciao Antonio, ciao a tutti, buona serata. Ciao Gino. Mi dispiace però, perché ti sei lasciato? Beh, insomma, tu fai riferimento al tipo di stamattina che ho lasciato, ma perché sento, come dire, in giro aria di separazione tra una parte del FIFA e Mazzarri personalmente. Allora questa mattina, insomma, ho scritto che la mia riflessione è che personalmente mi sono lasciato già da qualche tempo, insomma già da un anno con Mazzarri, e come dire, la fine di questo feeling, di questo rapporto metaforico, l'ho datata 14 marzo 2012 allo Stefano Brigi di Roma, quindi domani proprio è un anno, quando le scelte scellerate, scriteriate, insomma, non ci hanno permesso di andare avanti in Champions e ci hanno buttato fuori con una mezza qualificazione in tasca. E quella è stata l'ennesima volta in cui ho capito che Mazzarri, di fronte al quale mi devo tanto di cappello e tanto rispetto perché i meriti sono innegabili, però continua a ripetere degli errori.
fuori avere quei limiti, e penso che oltre quelli quindi non riusciamo ad andare. Di conseguenza, se... ma poi credo personalmente che si sia anche un po' esaurito un ciclo fatto di motivazioni, fatto di interessi, fatto di stimoli. Insomma, io credo che dopo 5 anni un allenatore abbia bisogno anche di cambiare, soprattutto se non vengono poi i risultati che uno si aspettava. Probabilmente anche io mi aspettavo qualcosa in più da quest'anno, non lo dirà mai, perché Mazzarri, abbiamo detto, come ho scritto, non ammette mai certe cose. Quindi io credo che il Napoli debba guardare avanti, per cui domenica scorsa, così come Pilsen e il resto, non mi sono, come dire, depresso più di tanto, perché non mi aspetto più niente da un allenatore che comunque rimane delle sue idee, continua a fare certe scelte, a ripetere certi errori, a insistere su certi uomini, e secondo me rischiando anche di deprezzare qualche campione. Per cui personalmente guardo avanti, e da tifoso spero che De Laurentiis pure l'abbia capito, anche se, come ho concluso, Tovescolo se ne vuoi, ma Giorgio non nuovo Mannao nel caso di Aurelio, perché ho la sensazione che De Laurentiis si dica: ma io dove lo trovo un altro? Insomma, gli allenatori costano, Mazzarri non costa poco, però ormai si è creato un rapporto tra loro due, di conseguenza non lo so. Io ho scritto Simeone da Madrid perché mi sembra uno molto appetibile, e gli altri già sono già sei sul posto, diciamo. Odio Matteo da Londra per guardare all'estero. Se no in Italia ci sarebbe Pioli, ma questi sono i nomi che sapete anche voi, che fate anche voi. Insomma, poi non credo, Montella sarebbe il mio preferito, ma questo l'anno scorso. Montella oggi non verrebbe più, e di conseguenza non so, poi potrebbe rimanere anche Mazzarri, ma credo che non sia un'ottima scelta. Insomma, abbiamo capito che quello è. E come leggi invece il vertice che sta avvenendo in questi momenti proprio a Castelvolturno? Io l'ho chiamato il conclave azzurro De Laurentiis, Mazzarri, Cavani e la squadra. Questo è un vertice, mi auguro che ci sia una fumata bianca che porti a qualcosa, perché il vertice di oggi è molto significativo. Se il presidente Piombo da Roma non è abituato a fare Castelvolturno una settimana, perché non vive a Napoli né all'Holiday Inn di Castelvolturno, ma vive a Roma, di conseguenza per arrivare evidentemente ha capito, ha dato il polso. Il momento è molto molto delicato, dobbiamo blindare assolutamente questo secondo posto, che rischiamo di perdere, nonostante la battuta d'arresto che esiste, che da un certo punto di vista potrebbe far comodo a Napoli, da un lato no, perché un Milan in Champions avrebbe fatto più comodo a Napoli, perché avrebbe, come dire, sprecato più energie. Dal punto di vista psicologico, forse questa mazzata, un 4-0, insomma, può un pochino ridimensionare le ambizioni di questa squadra, che pensava di aver già passato il turno. Comunque, dicevo, questo vertice sicuramente darà dei segnali. Io mi auguro molto buoni, perché c'è un problema Cavani che ormai da 8 partite, l'abbiamo già detto, non segna, ma non gioca, non solo non segna, non gioca. Non gioca Hamsik, gioca male Insigne, gioca male un po' tutti, gioca male De Santis, a tratti è riconoscibile, e allena male Mazzarri. Quindi voglio dire, è un momento molto difficile, per cui l'intervento del presidente ritengo sia opportuno, sia tempestivo, sia giusto, e speriamo che vi sia una fumata bianca. Gino, scusami, a proposito di questo, tu hai fatto un passaggio molto interessante sulla sconfitta del Milan, appunto proponendo quelle che possono essere le due ipotesi: una squadra carica, arrabbiata per l'esclusione, o una squadra bastonata. Tu hai parlato anche di Londra. Se ricordiamo un po' a memoria come è andata l'anno scorso, il Napoli, dopo le imprese di Champions, solitamente faceva imprese, tra virgolette, anche in campionato. Dopo Londra, invece, accusò qualche battuta a vuoto, proprio perché la delusione fu cocente, fu molto forte. Come no? Credi che, ecco, la batosta subita dal Milan, ecco, facendo un'equazione, no? Sì, sì, ho capito. Chelsea-Napoli sta appunto a Barcellona-Milan, così come la forza delle quattro squadre, no? Facendo il paragone tra le quattro squadre, il Chelsea non è il Barcellona, ma nemmeno il Napoli è il Milan, quindi potrebbe esserci una battuta d'arresto anche per i rossoneri. Allora, io ho detto, ci sono due scuole di pensiero, no? Anche ieri sentivo dei napoletani che facevano il tifo per il Milan, dice: meglio che il Milan va avanti, perché così si stanca di più, sai, giocando anche in Champions si concentra meno sul campionato. E c'è l'altra scuola, cioè, sì, però con Milan che si è battuto con una mezza qualificazione in tasca si può ridimensionare. È successo questa seconda ipotesi, un 4-0 lascia il segno sicuramente, anche perché ieri il Barcellona ha stracciato il Milan, non è stata una partita, era extraterrestre e normale, insomma, cioè era devastante. Il Barcellona di ieri sera
ha dato una lezione di calcio, ha fatto capire 90 minuti come si gioca al calcio, come si usano le fasce, come si usa il centrocampo corto, come la difesa diventa più corta, come si deve segnare, come si deve tirare, c'era tutto. Era 90 minuti veramente da mettere, sai, da fare un DVD e da regalare ai bambini che vogliono imparare a giocare a calcio. Quindi questo non è che poi succede sempre. Sicuramente il Milan è uscito distrutto, infatti nessuno ha recriminato, a parte per quel palo di Niang, ma insomma non c'è stata mai partita. Quindi potrebbe avere qualche contraccolpo, qualche ripercussione. Tieni presente che ieri il Milan mancava di Pazzini, non dico di Balotelli, certo, ma sicuramente di Pazzini, che davanti sarebbe fatto sentire. Con Balotelli probabilmente avrebbe fatto 1-1. Allora lì Balotelli non la sbaglia, e quindi 1-1 forse cambia la partita. Il Milan ha delle grandi risorse, ha una grande società alle spalle, anche se è un presidente con due ite, ma insomma voglio dire, in questo momento il Milan comunque ce l'ha le risorse per risalire. Io credo che qualche contraccolpo sul piano psicologico potrebbe averlo, come lo ha avuto il Napoli l'anno scorso, perché aveva già la qualificazione, insomma tutto sommato erano sicuri, un po' quasi sicuri di passare il turno, e invece la remontata li ha fregati. Quindi noi da Napoletano ce lo dobbiamo augurare. Certo, non è bello pensare alle disgrazie altrui e sperare che gli altri siano in disarmo, perché noi sappiamo in questo momento che non abbiamo le cartucce. Purtroppo il problema del Napoli è il Napoli, non è il Milan. Il Napoli il Napoli ha le cartucce bagnate, e questo lo sappiamo da parecchie settimane. L'abbiamo visto con la Lazio, l'abbiamo visto con la Sampdoria, le due trasferte è un mese che il Napoli non gioca più a calcio, e mi spiace che è venuto meno nei suoi uomini principali. Questo purtroppo poi si farebbe aprire un altro discorso, se il Napoli è Cavani dipendente, Amsic dipendente, Pandev dipendente, e forse, anche se mi fa non mi fa piacere ammetterlo, ma forse ha ragione Sacchi quando qualche volta dice che il Napoli dipende da Cavani. Vero. Gino, per chiudere, i tuoi ultimi due flash, Napoli-Atalanta, ecco, a sensazione, tu come credi che finirà? E poi una dichiarazione di Edu Vargas che ci arriva da Brevide al Gremio, mi trovo molto bene, cosa rispondi? No, scusa, non ho capito la seconda. Sulla prima ho capito come su Napoli-Atalanta, la seconda non ho capito. Commento su Vargas che dal Brasile in tempo reale dichiara al Gremio, mi trovo molto bene. E noi ce lo auguriamo che al Gremio si bene, perché noi siamo felici per noi e per lui, se al Gremio ci sta bene, perché vorrà dire che rimane al Gremio, e quindi è una bella notizia da interpretare su ambo i fronti. Per quanto riguarda l'Atalanta, non è mai stata una squadra facile, all'andata ci ha fatto piangere, io quella sera avevo il debutto al teatro, quindi ricordo che non seguì la partita, ma il risultato finale mi deluse. Questa voce di Pierpaolo Marino, che ieri si parlava dovrebbe tornare a Napoli, non lo voglio collegare a una partita di domenica, però sono ottimista, moderatamente ottimista, anche perché non c'è più Pizzaballa che 30 anni fa ci parava tutto quando giocava nell'Atalanta. grazie a Gino Riesco. L'importante è che ci sia Cavani domenica, non questa palla. Deve segnare. Grande Gino Rivieccio ogni mercoledì su napolimagazine.com, c'è Move Chio. Ciao Gino. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao Michele. Ciao Gino, grazie. Grande Gino Rivieccio. La rubrica di Gino che è sempre seguitissima. Un fuori classe. Guarda, mentre ascoltavo Gino, mi avevo sotto mano questa dichiarazione. Ho detto, guarda, manca a farla apposta. Arrivano queste parole di Vargas proprio così a fagiolo, come si dice in gergo. Caro Sibino, devo fermarci. Caro Antonio, ci sentiamo domani. Un abbraccio a tutti e forza Napoli. Grazie ad Antonio Pedrazzuolo. www.napolimagazine.com, un'ora al giorno arriva anche in radio, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 su Radio.0, e poi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno la trovate sul web. Io ringrazio naturalmente tutti quelli che sono intervenuti, tutti i tifosi che sono intervenuti. Ringrazio naturalmente il grande fuoriclasse Gino Rivieccio e Sebastiano Felicella in console. Stavolta però vi saluto in modo diverso, esprimendo tutta la mia solidarietà ai colleghi di Metropolis, e questa mattina hanno avuto una bella retterina da Babbo Natale. Cari ragazzi, cari colleghi, e in particolare lo dico a due colleghe, a Fiorangela e a Rita Maria, Andate avanti, noi siamo tutti con voi e saremo sempre al vostro fianco, a prescindere dalle letterine di Babbo Natale. Ciao a tutti e forza Napoli! Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.
Madonna. Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E non state scherzando, non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.